Ciao a tutti ragazzi, qui Undergar che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Scrap Mechanic Survival. Ragazzi, tra l'altro è notte. Giusto. Beh, qua avevamo già fatto tutto. Vediamo cosa ha da darci il craftbot, che me l'avevo già dimenticato. Ah sì, per i veicoli. Sì, ancora non ho messo in inglese effettivamente, scusate. Potrei effettivamente non averlo fatto, come vedete ancora blocco non trovato, è tutto blocco non trovato. Lo so, però potete vedere sulle opzioni. Display lingua. Se non c'è l'inglese. Ah, perché devo. Oddio. English. Resume. Use. Oh yes! Yes! Ok. Scusate, piccola interruzione. Adesso adesso è giorno, è diventato giorno. Fantastico. Allora, oggi io avevo già un'idea di quello che voglio andare a fare. Ho notato, eccolo là, che dove effettivamente nello scorso episodio abbiamo trovato l'acqua, che ci è servita moltissimo, da questa parte c'era anche, però io tengo sul martello perché scommetto che arriverà qualcuno. Come vedete, questa zona che ci dice come coltivare. Quindi questo che sarà per la zolla di terra. Secchio. Puoi mettere il seme, prendere acqua, annaffiare. Usare una specie di fertilizzante. Sembra aspettare e poi il frutto crescerà. Beh, sembra molto interessante. Questo sembrerebbe fertilizzante. Qua ho un sacco di semi di pomodori. Cioè, posso farmi una caprese come comanda. Come io comanda. Io ho dato una botta alla carriola e quella è scomparsa. Ah, oddio, posso lanciare la carriola. Beh, mi pare giusto. Mi pare giusto. Ma posso tipo staccargli i pezzi? No, vabbè, se io smonto la carriola ci faremo un sacco di pezzi che ci torneranno utili. Adesso l'inventario è pieno. Ho qualcosa da buttare, vabbè, ma tanto adesso me lo devo liberare per forza. Ok, quindi posso prendere anche questi, vero? Sì, ok. Come inventory full, ne posso avere solo 5. Va bene, quindi immagino che io debba fare così. Questo me lo dai? Sì. Ok. Penso di star capendo come si coltiva. Ma la zolla di terra, una volta che l'ho piazzata, sarà quella per poi tutti i frutti, frutti e verdure, verdure principalmente, oppure no? Sarà da scoprire. Tipo io qua ho questo, posso piantare questo. Che cos'è? Cos'è sta cosa? Ah beh, ok, ho capito. Non mi viene il nome in italiano, però ok. Carote? Perché no? Ok. Magari. Il corno non penso di poterlo piazzare. Abbiamo una paperella, ok. Però ho il pomodoro. Quindi adesso che abbiamo due secchi, ma ho anche il terzo, il vero, posso fare 1, 2, 3. Oh, guardate quanto siamo pesanti adesso con l'acqua. 1, 2. E no. Ah, tra l'altro, Farming Detective. Oh ragazzi, c'è un timer, ho capito. Qua non si può fare la farm, quella che stiamo facendo adesso. Sapete cosa vuol dire questo? Che i bot molto probabilmente verranno ad attaccare. Oh no, 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 anche questa no. Perché? Ma vabbè, l'ho missato. Però posso farne due con un solo colpo. Beh, sapete che non è affatto male. Poi mi piace come hanno fatto l'acqua. Mi piace molto. Oddio, la zona di terra è ancora un po' da rifare, amici miei, perché sembra cioccolato, ma vabbè. Ok, va bene, dai. Intanto i bot penso che arriveranno tra un bel po'. Ecco, ma questo io proprio non posso spaccarlo. Ma sicuramente prima o poi potremo fare qualcosa. Qua c'è una specie di mini sentierino, no, è su una zona di terra
non coltivata, qualcosa del genere. Qua ho preso tutto, ma tutto, tutto, siamo sicuri? Sembrerebbe di sì. E beh, finiamo di smontarci questa carriola allora, perché è qua abbandonata, io direi. Approfittiamone. Allora, possiamo prendere tutto. Guardate pezzi. Purtroppo l'inventario è pieno. Aspettate, ma io dovevo mettere il fertilizzante, ha detto. Sì, dopo aver annaffiato. Fertilize. Oh, ah, ok. Magnifico. Non male, non male. Per niente, anzi. Vabbè, questi purtroppo nessuno di questi riesco a prendere. No, qualcuno posso ancora prendermelo. Però non tutto. Tipo questo no. Questo sì. Vabbè, questi pezzi non riesco adesso. Va bene, va bene. Allora, a questo punto io volevo tornare un attimo dalla mia navicella. So che il percorso era di qua, perfetto. E voglio tornare anche perché, vabbè, qua ancora che prende fuoco tutto. Sapete cosa? Mi prendo un po' d'acqua però. E volevo tornare perché ho notato che effettivamente c'è una cassa che non contiene niente praticamente, cioè dentro non c'è niente e contiene anche poco, nel senso che ci puoi mettere il nulla dentro perché non c'è spazio per niente. Ok, qua posso spegnere. Penso che in realtà l'incendio non cambia tanto il gioco. Ma dai, ma come non si è spento? Penso che se anche lasciassi prendere fuoco per sempre non accadrebbe nulla. O almeno lo spero, perché sarebbe abbastanza una noia. Se mai off camera mi metterò a spegnere ogni fuocherello che c'è qua intorno. Perché non so se posso poi riprendere fuoco tutto. Tipo qua c'è un bel po' di fuoco. Mi piace come lui lancia l'acqua. Non ce la versa sopra. No, questo... No, ho notato che alcuni non si possono spegnere. Non so perché, però... tra l'altro io devo ricordarmi di guardare la barra della fame. E della sete. Quindi, olè! Ok, possiamo rientrare. Non è questa l'entrata. Sorry, scusate. Mi sono già perso. Ma io posso... Ok, sì. Mi sono dimenticato che da Scrub Mechanic... si gioca come fosse un nano. Oh, c'è una bottiglia. Allora, qua c'è il meccanico del mese. E c'è la radio. Questa, oh, posso prenderlo? Posso prendere un sacco di... oh, cos'è? Eccola, sì, è questa la cesta. Perfetto. Cos'è? Boh, io ho trovato un sacco di robe, ragazzi. Allora, per ora metterò via parti meccaniche che adesso non ci interessano. Le ruote non posso metterle... staccate, quindi chi se ne frega. Parti meccaniche, boh, questa è una parte meccanica. Oddio, anche il bottone, potrei mettere anche il bottone, il tubo, vai, perfetto. Dopodiché voglio subito andare a craftarmi qualcosa dal craftbot, ragazzi, perché abbiamo tante cose, abbiamo un bel po' di parti meccaniche. Beh, allora, se vogliamo farci un veicolo ci servirà sicuramente delle ruote. Ah, c'è anche un tempo in cui le crea. Ah, male, molto male. Vabbè, intanto fatemi esplorare meglio. Perché, oddio, è tutto distruttibile in questo gioco. Cioè, ogni pezzo lo puoi prendere per poi usarlo. Quindi, cioè, sarebbe da tenere premuto il mouse e guardare tutto. Vabbè, amen. Adesso, però, volevo vedere. Io ho solo quella chest... perché io non riesco a craftarne altre. Però io posso mettere le cose qua. Allora, le cose più inutili magari. Oddio, questa potevo metterla in bagno. Posso tranquillamente toglierle. Sì, questa messa qua non ha senso. Ma vabbè, ragazzi, in bagno non c'è spazio. O forse sì. C'è una papera che sniffa i fiori. C'è spazietto in bagno? Sì. Beh, posso anche decorare, di questo sono contento, signori. Va bene così. Del resto, qua c'è la tazzina che possiamo toglierla da qua. Possiamo metterla qui. Ma posso togliere anche gli scaffali? No, non posso.
Chissà se si potrà fare una base mobile. Che dite? Cioè, sarebbe bello una base mobile. Ok, abbiamo fatto una ruota. Ci servirà sicuramente il Connect Tool, ragazzi. Oddio, queste non sono indispensabili. Anche perché adesso non mi servirebbero a nulla. Come sapete, ragazzi, gli episodi delle survival durano sempre sui 20 minuti, ragazzi, ma è normale. No, vabbè. Il sedile passeggero. Ma se c'è il sedile passeggero vuol dire che si può giocare anche in co-op? Probabile. Driver seat e l'engine. Questi qua dobbiamo fare anche questo. Questo cosa mi chiede? Parti metalliche. Legno. Mi serve molto più legno. Ok, allora devo andare a prendere legno. E ho notato anche che mi serve a... Devo uccidere dei robot. Va bene, ragazzi, non riusciamo sicuramente a farci il nostro veicolo subito. Però, ma io posso rompere questi alberi che prendono fuoco, che mi dà un fastidio. Oh, Ember. Ok, Ember. Ember, anche a te. Non so cosa sia l'Ember. Vabbè, non vi spaccate voi. Peccato, peccato. Beh, allora posso togliere intanto questi alberi. Quindi probabilmente ci sarà anche da farsi aiuto. Puoi migliorare la base. Sono contento, questo gioco sembra bello. L'unica cosa che non ho capito sono gli alberi. Respawnano? Perché io non posso piantare gli alberi come si dovrebbe fare normalmente. O almeno ancora io non ne ho la possibilità. Quindi, boh, non ho idea. Onestamente. Ok, legname. Come vi ho già detto, ancora in accesso ultra anticipato, quindi ragazzi è normale che molte cose siano magari buggate, molte cose non ci siano. Bevi. Anzi, mangia, c'è scritto mangia, ok? Anche perché secondo me una cosa che dovrebbero fare, che non capisco perché non l'abbiano già fatta onestamente. No. Ok, perfetto. No, ma state rotolando, via! Ok, stavo dicendo, quando io vado a raffinare del legno, come ben potete notare, appena finisco di raffinare, guardate, non mi dice quanta legna mi ha dato. E il che non è proprio il top, perché io voglio sapere quanta legna mi dà, perché se no ogni volta devo controllare dall'inventario, almeno mi tengo il conto in testa. 120 bastano, giusti, quindi perfetto. Ah, ma qua c'è anche un altro tronco. Beh, ragazzi, un po' di legna in più non fa mai male. Adesso, sì, vabbè, dove l'ho lanciato quello? Dai, su. Oh, tronco! Blocca il tronco. Ah, che bella la fisica di questo gioco, ragazzi. La fisica fatta bene. Continuerò anche Islands, piccola cosa che volevo dirvi. Andate a guardarvi la serie, se ancora non l'avete vista. Ammetto che la fisica degli alberi è fatta meglio qua che su Islands, perché Islands quando ti cade un albero addosso non ti fa niente. Soprattutto l'albero è trasparente e rotola giù da una montagna come fosse incorporeo, quindi... Ok, Islands. Ma io devo rompere... Ma guardate che albero rotto! Vabbè, adesso non vado a prendere tutto subito. Ok, sto raffinando, ragazzi. Dai! Ok. Vabbè, ragazzi, adesso non vado a prendere tutta la legna. Lì cosa c'è? Tra 8 ore. Ah, quindi arrivano di notte, maledetti, Va bene, dai. Allora, torniamo un attimo nel sentiero. No, l'immortaci tua. Cosa ci fai qua, maledetto? Ok, di là c'è il suo compare che non si è accorto di nulla, cioè gli è morto l'amico di fianco, ma vabbè. Oddio, non sapevo che ci fossero già questi robot qui. Cioè, sapevo che li avrei trovati, ma non qua. Ehi tu, maledetto, dammi questa roba. Carne! Ah, ecco perché... Che fa? Sì, perché ragazzi, questi maledettissimi... Sono dei cacciatori, quindi andranno effettivamente a uccidere, se li trovano naturalmente, gli animali. Probabilmente era spawnato un animale qua e loro lo hanno ucciso malamente. Che brutta cosa, vero?
Va bene, va bene. Questo posso romperle? Lo prendo come un no, ragazzi. Cos'è? Vediamo. Walk stick. Beh, sempre meglio di blocco non trovato, che dite? Io però, cavolo, volevo andare dai bot, quelli classici, perché questi non mi hanno dato nulla di ciò che mi serviva. Vabbè, sentite, adesso si fa notte, quindi andiamo a craftarci qualcosa, come prima cosa, scusate, un gioco di parole. E niente, poi vedremo cosa posso fare, anche perché tra un po' partirà qualcosa là. Spero non siano tipo delle ondate, perché se fossero delle ondate sarebbe un bordello. E poi spero che non siano ogni volta, cioè spero che sia questa ondata e poi il terreno è mio, della serie, ehi bravo, hai vinto il terreno, adesso te lo tieni. Perché se così non fosse, sarebbe un po' un bordello. Use, non ammazza, non posso usarlo. Ho anche dei fari. Un faro, ma vabbè. Questo non posso farlo, questo posso farlo. Beh, ragazzi, direi di farlo, assolutamente. Ecco, però a me di questi ne servono 4. Posso craftarne 4? No. Cioè sì, però devo aspettare. Oddio, che noia. Cos'è sto rumore? Oddio, voi probabilmente non lo starete sentendo perché l'audio del gioco l'ho messo più basso del normale. Però vi giuro che c'è un rumore molto strano in sottofondo, sembra tipo la musichetta. Che è molto strana. Allora, io non voglio usare questo ancora. Però mi serve per bere, cavolo. Beh, però la mangio un po'. Ah, però anche le carote ti danno un po' di sete. Ok. Collect, fammene subito un altro. Lì quanto sta il timer? Mamma mia, rosso così mi distrugge gli occhi. 3 ore, quindi vuol dire che alle 23 noi dovremmo andare lì. Va bene, ci sta ragazzi, ci sta. Mi sembra giusto. Questo io posso anche toglierlo. No, non posso toglierlo. Va bene, qua crafto questo. Penso che, onestamente, se non avessimo imparato tutte le cose di scrap meccaniche tramite la creativa, fare la survival sarebbe stato un problema. Però, vabbè, dettagli. Poi potremmo fare un sacco di macchine. Chissà se magari macchine che ci aiuteranno nella vita, come qualcosa per annaffiare, magari ci starebbe un sacco. O per spaccare gli alberi, che ci starebbe molto. Però, un modo ci sarebbe anche, però dipende. Il gioco, mamma mia, un mezzo minuto, 30 secondi. Dipende, se noi andiamo addosso con una macchina a un albero, secondo voi, se ci andiamo troppe volte, si spacca? Perché se no, molto probabilmente ci sarebbe l'opportunità di fare una macchina per abbattere gli alberi, che non sarebbe effettivamente una cosa malaccia, se ci pensate. Qua, mamma mia, ci metterà un sacco. Non capisco perché c'è ancora del... È come se ci fosse fumo. Mamma mia, qua mi è esploso il water, non capisco se è per via della nave che si è schiantata o per altro, non voglio sapere. Però io non capisco il letto perché non c'è. Ah, perché serve solo per il respawn, ma chi se ne frega, io voglio dormire, mica il respawn. Ok, là manca poco. Che poi quanto tempo è? Ah, ok. Quindi un minuto nel gioco sarebbe in realtà. Tanto noi ci dobbiamo fare anche questo, cavolo. No, cavolo, non ci avevo pensato. Un minuto in gioco sarebbe un secondo nella vita reale. Però ne ho già 8 di card box. Va bene. Chissà se questi li possiamo usare per qualcosa. Cioè, per fare una macchina, ad esempio. Ah, tra l'altro ho anche trovato questo nello scorso episodio. Poi vedo durabilità. Oh no, c'è la durabilità. Anche questi hanno durabilità. Ed è infiammabile. Questo è infiammabile? Questo no. Boh, ragazzi, sono delle stranezze. Allora, io direi non ho niente da craftare. Quindi, per quanto sia più pericoloso, e lo so, voi magari vedrete anche male. Ah, dallo schermo, mi dispiace. Però, allora, a parte che io voglio prendermi un po' d'acqua, perché voglio fare un test. Voglio vedere se lanciando l'acqua sui robot accade qualcosa, che sarebbe molto bello se accadesse.
Questi sono pezzi. Pezzi miei, pezzi. Qua. Mamma mia! Sì, vabbè. Ah, l'inventario pieno, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Allora, sentite, verrò a raccogliere tutto dopo, quindi per ora lasciamo questi due. E prendiamo carote, carote. Ma posso prenderle anche senza romperle? Ah, non posso. Io le stavo disfando completamente. Vabbè, perché non posso prenderle? Oh! Oh, e prendi. Ah, perché ho l'inventario pieno. Oh, what? Ah, è partita l'ondata! Maledetto! Lercio! Lercio! Vai via! Oh, lercio! Yes, yes, yes! Te vai via! E vattene! Non è mica tuo! Era questa l'ondata? Dove sei? Tutto qua? Dai, su! Boom! No, non gli fa niente! Ma dai, ma... Quanto insensata questa cosa! Mi ha fatto danno! Le mie recensioni, maledetto! Ma sarai maledettissimo! Oh, vabbè, ragazzi, questi qua, gli small pipe, onestamente, ragazzi, li lascio qua perché... A parte che non ci servono adesso. Adesso proprio non ci servono. Quindi li lascio qua. Questi li posso prendere... Ma se io gli smartello mi dà più roba? Beh, allora, mica male. Ho preso dei seed... Sto prendendo tanta roba. Perfetto, penso che l'ondata quindi sia finita. Solo questo non me lo fa prendere perché ho l'inventario pieno. Vabbè. Amene. Se non che mi mangerò qualche carotina. Cos'è successo? Mi ha droppato qualcosa? Ma no, ma riprendilo. Mi mangerò qualche carota perché sennò qui ragazzi non sopravviviamo. E niente, io direi che possiamo vederci ad un prossimo video, ragazzi. Se così è stato. Sì, vabbè, cosa sto dicendo? Ragazzi, mi confondo pure sulla mia outro. Cioè, pensate voi quanto sono messo male. No, in realtà è perché questo gioco, questa survival, mi sta prendendo molto. Sembra molto carina. Molto carina. E quindi, beh, è fondamentalmente per quello. Off camera penso che farò un paio di cosine, niente di che. Niente, se il video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi, se così è stato condividete anche il video. E ovviamente il video ragazzi va condiviso con tutti, 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 tutti. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!